nostro sei di stanotte il lutto e sapiens mavur. Assidua cures, molle exoletus amandus domina. Ista non est Bologna, Saturnalia cum pilleo rector, concepto tese caligo denses, et resite nima vento sempre cano, canora dilegisco. Buongiorno Emilia Romagna con gli studenti di due classi del liceo Galvani di Bologna che si sono esibiti in diretta con la loro versione tradotta in greco antico e in latino di Italo Disco, celebre canzone dei The Colors, e tra poco torneremo a collegarci con lo storico liceo bolognese per capire come è nata questa idea e per vedere come si possono studiare queste materie anche in modo divertente oltre che con il metodo tradizionale. E ora torniamo a collegarci in diretta con il Liceo Galvani di Bologna che ci ha regalato un'apertura in musica e per là, là per noi c'è Ivan Epicoco. Buongiorno a te Ivan. Pochi minuti fa questo era uno spazio a metà tra una moderna discoteca e un antico peristilio, ma ora torna ad essere a tutti gli effetti un'aula scolastica per raccontare questa bellissima esperienza che poco fa vi abbiamo proposto dal Liceo Galvani di Bologna, in particolare con due classi, la quinta A del classico Cambridge e la quinta HI del classico internazionale. Per chi se la fosse persa all'inizio, ricordiamo che questi ragazzi hanno cantato in greco antico e in latino la celebre canzone dei The Colors Italo Disco e oltretutto l'hanno fatto in abiti d'epoca. Ecco, il motore di questa invenzione musicale e linguistica è la professoressa Clarissa Benericetti. Allora, professoressa, com'è nata questa idea? Ma eravamo in fase di orientamento alle medie per promuovere il classico, abbiamo detto dobbiamo trovare un'idea nuova per propagandare il liceo classico in occasione della notte nazionale dei licei classici. Cantiamo una hit. Quale hit? E così dai ragazzi stessi, dalla loro viva voce, è venuta fuori Italo Disco, che così insomma è orecchiabile e poteva prestarsi bene per la resa. Ecco, il testo non è una semplice traduzione letterale del testo originale. No, è un'operazione un pochino più complessa, è stato divertente. Ciascun ragazzo ha tradotto, per così dire, un verso, però adattandolo. Quindi Moroder è diventato Sofocle e al posto del presto che non resisto è arrivato insomma l'invito del sapiens stoico a tagliarsi le vene davanti insomma all'ineluttabilità del destino. Questa esperienza quanto ha aiutato a far amare agli studenti le lingue classiche? Spero tanto, sicuramente li ha visti protagonisti in prima persona, quindi è un modo nuovo per imparare a approcciare le lingue classiche attivo in cui sono veramente loro a rendersi partecipi, protagonisti del gioco, diciamo. E allora sentiamoli questi protagonisti, cominciamo da Carlotta, ecco, come ha contribuito questa esperienza alla vostra conoscenza del greco? Beh, allora questa esperienza ha aiutato me e tutti i miei compagni a ravvivare un pochino lo studio di queste lingue e infatti ci ha permesso di trovare un collegamento tra queste lingue che sono appunto considerate morte e la vita quotidiana, quindi a rendere lo studio più appassionante. Ecco, Giacomo, adesso quando ascoltate la canzone Italo Disco, la canticchiate in quale lingua? Adesso assolutamente in greco, anzi, quando adesso mi capita di sentire l'originale mi fa strano, mi dico quasi, caspita, l'hanno tradotta, invece no, abbiamo fatto noi l'operazione contraria e quindi sì, è proprio entrata, diciamo, in me come cosa. Ecco, Teresa, tu sei una studentessa addirittura del ginnasio e hai vinto, da studentessa del ginnasio intendo, la Ravenna, il piccolo agone placidiano, quindi una di queste sfide, diciamo, dove devi cimentarti nel greco. Ecco. Questa è un po' una testimonianza di quanto sia efficace questo insegnamento? Sì, assolutamente sì, è stato per me almeno un bellissimo modo di mettersi alla prova, tra l'altro ho vinto anche con degli altri studenti del Galvani, quindi una vittoria di gruppo ed è stata assolutamente un'ottima esperienza. Bene, grazie. Allora, dal fronte greco ci spostiamo a quello latino, perché anche qui c'è una studentessa che ha vinto un premio importante nazionale, il Certamen Mutinenses a Modena, appunto. Allora, come si raggiungono questi risultati? Ma sicuramente è stato grazie alla passione che mi è stata trasmessa dalla professoressa Benericetti, che è davvero uno stimolo incredibile per studiare queste lingue che non sono assolutamente morte, quindi ci stimola sempre a metterci alla prova e a provare esperienze nuove nell'ambito, diciamo, più ristretto del greco e del latino, ma anche cose originali come questa, quindi così, sì. Ecco, Giulia Maria,
Per quanto c'è il celebre detto che avrete studiato, Grecia capta, eccetera, 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 che dice che appunto i greci furono sconfitti sul campo dai romani, ma poi li hanno conquistati attraverso la cultura. Voi in realtà avete fatto un'operazione che ha unito le due culture. Sì, noi siamo proprio riusciti a fondere il greco e il latino insieme, e però possiamo affermare che i greci non siano coloro che hanno inventato proprio tutto, ma anche i romani sono conosciuti per diverse invenzioni, tra cui proprio la satira, che come affermò Quintiliano, satira quidem tota nostra est. Lucrezia, allora, tu sei anche rappresentante degli studenti, che soddisfazione vi ha dato essere diventati virali ed essere, diciamo, andati su quotidiani radio nazionali? È un'enorme soddisfazione, e sicuramente non era il nostro obiettivo, però vedere che questo progetto è stato apprezzato da così tante persone che non studiano greco e latino come noi ci ha reso veramente orgogliosi e ha ripagato tutto l'impegno che ci abbiamo messo. Grazie. Allora passiamo anche ai professori e al preside, che sono stati ovviamente parte importante per questa esperienza. Professoressa Federica Biglietta, quanto è importante il lavoro di squadra per questi risultati? Beh, il lavoro di squadra penso sia fondamentale, la sinergia che io e la professoressa abbiamo, insomma, avuto soprattutto con la nostra quinta A, è straordinaria, ha portato a un progetto meraviglioso che è nato proprio da un'attività di orientamento alle medie, come diceva l'insegnante. E quindi questa cultura collaborativa è fondamentale per i nostri progetti e ci fa proprio vedere come in fondo queste lingue non siano assolutamente morte, ma siano molto vive e diciamo portano i ragazzi davvero a rinnovarsi sempre e soprattutto ad ampliare lo sguardo, a cambiare anche la prospettiva, quindi insomma una prospettiva molto più ampia. Molto più ampia, ecco. Sì. Concludiamo con chi ci ospita, intanto grazie per l'ospitalità, il dirigente Fabio Gambetti, ecco. Quanto orgoglio c'è a essere a capo di questo prestigioso liceo, Liceo Galvani di Bologna? L'orgoglio è tanto, ma soprattutto è la speranza di contribuire alla formazione, alla crescita dei nostri bravissimi e bellissimi ragazzi che, come avete avuto modo di vedere, sanno essere moderni e al tempo stesso conoscono le radici della nostra cultura, della nostra civiltà. Bene, e allora noi vi salutiamo riproponendo, per chi se lo fosse perso, Italo Disco nella versione classica. A voi il compito di riprendere la linea se ci riuscite durante la canzone. Prego. E allora era d'obbligo concedere un piccolo bis agli studenti del Liceo Galvani, grazie per averci regalato questa musica in greco e in latino. Ista non est Bononia, diceva il ritornello. Vediamo invece cosa succede a Bologna.